Ci siamo, continuano i video di Popcorn da Tiffany. Noi abbiamo scelto. Aspetta, siamo qui a Venezia. Ecco. Venezia 72. Inquadra qua, scusa. La Palma? Cioè, il mare? La Palma è Cannes, noi siamo a Venezia. Ok. Sotto la Palma. Benissimo. Non è bello. Allora, con Giada per Critici Sospetti e con Chiara Picella per sì. Popcorn da Tiffany abbiamo parlato di Everest principalmente. Che è fin da per l'unica cosa di cui possiamo parlare. È l'evento must di questa prima certo. giornata. Quindi con Emanuele Rauco e il sottoscritto allora. Riccardo Iannaccone proviamo a elencare i film più interessanti, più attesi di questa edizione. Una cosa che ho notato scorrendo il programma. Non c'è The Audition, ma non è un film, quindi. Era un corto, quindi. Non c'è Tarantino. Secondo me arrivo. Non c'è James Franco per ora. Non c'è James Franco, non c'è Mike. Buttiamo tutto a mare. Non ci credo. Buttate tutto a mare. Nel nuovo film di Mike. Una cosa che avevo notato è che siccome quest'anno si accavalla ancora di più con Toronto. Sì. E quindi hanno raggruppato tutti i film un po' col botto. I primi 4-5 giorni hanno fatto bene. Più che altro hanno fatto male a spostare il festival a settembre. Esatto. Il vero problema è che tipo il 6 settembre la gente va a casa perché non c'è più niente. Stanno giocando intanto una partita di beach soccer. Sì, adesso alla nostra sinistra e alla nostra destra invece, anzi più che altro davanti a noi sì. c'è il red carpet della dei vari film, tra sì. cui anche Everest. Appunto, della cerimonia d'apertura. Allora andiamo a leccare. Ho visto tanti afi. Beh, ma tantissimo. Ma guarda che in giuria. Anche Elizabeth Banks discretafi. E la madrina, ovviamente, bella afi. Allora, okay. andiamo velocemente. I film più attesi del festival. Francofonia di Sokurov. Esatto, non è James Francofonia. No. È Francofonia ambientato al Louvre. Sokurov, che 2-3 anni fa, se non ricordo di preciso, aveva vinto il Leone d'Oro con Faust. Grandissimo film. Grandissimo film, e quest'anno potrebbe fare il bis addirittura, quindi attesissimo. Io poi adesso vado un po' così a memoria del concorso. C'è che non ci sono altri grandi film attesi. Beh, c'è Kaufman che però è un progetto talmente folle. Ma Kaufman è folle. No, ma talmente folle che nessuno ne sapeva niente. Grandissimo. Però c'è il nome di Kaufman, basta. Io invece attendo dei fuori concorso Wiseman sì. in Jackson Heights, che è questo documentario su questi Jackson Heights, che è questo quartiere sì. americano. Black Mass, che il trailer è notevole, forse faremo un video a parte. Non lo dire. Forse Johnny Depp resuscita. Forse Johnny Depp torna a recitare. Ma ne parleremo più avanti. Non ne parliamo nei prossimi giorni. Poi nei prossimi. Beh, Equals. Che io non lo attendo tantissimo. Beh, è il regista di Like Crazy. C'è Kristen Stewart che molti la vedono in ascesa. No, è vero, perché comunque il film quello di Asayas era e poi bello. Comunque si vocifera anche che sia un film dalle tinte orwelliane. Sì. Anche Equals. E poi, allora, per gli amanti del cinema, quello un po' più d'autore, un po' più duro e puro, c'è lo stesso giorno di Equals, c'è The Event di Loznitsa, sì. che è un regista russo. Poi molto due documentari attesissimi, sì. quello su De Palma di Noah Baumbach e quello su Janis Joplin. Janis, bravissimo, sono due documentari. Se sentite le urla è perché probabilmente stanno per arrivare James Franco e Josh Brolin. Ma non stanno parlando, cioè non stanno no, facendo credo. A noi sono bello film. Ma non quanto Janis Jack Gyllenhaal, che sta nudo a petto nudo anche quasi a nudo anche a 3000 metri. Io poi attendo molto il film di Luca Guadagnino. Tra gli italiani attendo sì. Luca Guadagnino, bell'occhio. E Bellocchio ovviamente, ma Luca Guadagnino perché a molti non piace, ma io trovo Io sono l'amore, che era il suo precedente film, veramente un bel film. E quindi questo, che è una produzione, una coproduzione internazionale ispirata a De Lillo, insomma, mi intriga molto. Io aggiungo anche The Danish Girl di Hooper con Eddie Redmayne, due Oscar. Sì, immeritati. Due Oscar immeritati, ma sempre due Oscar sono. Sempre due Oscar sono. Non essere cattivo, che è il film postumo di Claudio Caligari. Sì, attesissimo anche questo. E tutta sta roba entro lunedì. Poi dopo non c'è più niente. Adesso dopo... martedì. Ah, martedì c'è Bellocchio e Kaufman, okay. però è vero, scusa. Kaufman. Andiamo avanti. Aspetta, il nome Anomalisa, sì, Anomalisa. Anomalisa, che è quello di Kaufman. Poi non c'è più niente. Mercoledì, Skolimowski, cioè però cose strane, cioè film proprio che già che palpiti. D'autore. Sì, Maresco. Maresco! C'è il film nuovo di Maresco. Perché l'anno scorso. Perché l'anno scorso il film più bello era Bellusconi. Era uno dei film più belli visti, poi era Bellusconi. Poi. Poi niente, poi il deserto d'età, il decalogo di Vasco. No. Go with me, ci sta. Il decalogo di Vasco. C'è Anthony Hopkins. Ma viene Anthony Hopkins? Boh, ma era vecchio, ma che devi.
Poi c'è Tsai Ming Liang, però sempre robe estremamente cinefile. Ma il film cinese di 50 ore era oggi? Era oggi. Io mi sa che me lo siamo persi. Spero che sabato tipo... Ce lo siamo persi. La cosa bella del sabato è che mettono i film che durano 9 mesi. Li mettono alla fine. Li mettono l'ultimo giorno, quindi magari me lo recupero. Comunque, io non so se tu sei d'accordo. Adesso abbiamo fatto un video sui film più attesi. Sì. Verso la fine faremo una top 5 con i film più belli. I 5 film che ci hanno conquistato di più in questa edizione. Io dico che secondo me, prime 5 giorni, film più attesi, ma forse qualche delusione. I giorni successivi, sorpresone. Ma è sempre così, è sempre infatti così. Vi diamo appuntamento ai prossimi giorni con tanti video, sempre Popcorn da Tiffany, Raiar Web Radio, Critici Sospetti. Ciao. E leggete Rauco dove? Su... Dove ti possono leggere? Beh, andate sulla pagina... Rauco è bravo, eh. Andate sulla pagina Facebook. La pagina Facebook di Rauco trovate Emanuele tutti... Emanuele Rauco, cinema e non solo, tutto. C'è tutto.